Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo dei Mapower e oggi eccoci qui di nuovo su One Piece Treasure Cruise, questa volta per affrontare il Diamante Colosseo. Diamante è un boss int, non è particolarmente difficile da affrontare per chi ha un buon team int. Si può affrontare anche con differenti team free to play, quindi io vi consiglio, vi metto sempre come team consigliati sulla sinistra i nostri team per poter affrontare con facilità questo stage, questo colosseo, anche con team free to play. Come potete vedere, raga, i primi stage vi basterà tranquillamente stallare, non sarà difficile farlo perché i mob avranno alti turni d'attacco, inoltre ci saranno due tartarughe con parecchi punti vita. Se avrete una possibilità di auto heal abbastanza alta, potrete stallare tranquillamente e naturalmente guadagnate più turni possibili, caricate le vostre special e poi passiamo tranquillamente agli stage successivi. Ragazzi, volevo darvi un avviso, giusto per una specie di predizione, vediamo se ci azzecco. Nel bazar è apparso il teschio di giada, ovvero il teschio verde, scontato a circa 7500 Rally Points. Potrebbe essere un indizio per l'uscita prossima di Ace 6+? Non si sa, ragazzi. Però ricordatevi, non acquistate i teschi a meno che voi non abbiate tutti gli altri contenuti del bazar e quindi possiate tranquillamente permetterveli. Vi consiglio questo perché, per esempio, adesso sta per uscire la Rocketman, ragazzi. La Rocketman è una super barca, una signora barca. Consiglio a tutti quanti di prenderla, così come tutte le altre barche. È molto più consigliabile garantirsi prima tutti i contenuti del bazar prima di cominciare a comprare i teschi. I teschi infatti si troveranno anche negli ambush, quindi ragazzi basta solo avere un attimo di tranquillità, un attimo di calma e riuscirete a accaparrarvi il vostro teschio. Voi state tranquilli, vi aiuteremo anche per quello appena usciranno gli ambush. Comunque questa è soltanto una predizione, potrebbe essere benissimo errata. Un'altra cosa che volevo dirvi è che le live riprenderanno lunedì alle 21:15 come al solito, sempre su Monster Hunter World, ragazzi. Lo stage 3 invece affronteremo Bartolomeo, Timeskip Usopp e Orlambus. Bartolomeo avrà circa 600.000 di vita, uno scudo da 22 colpi e attaccherà ogni due turni per 8.800 danni circa. Non è particolarmente difficile da affrontare il buon Bartolomeo. Potete affrontarlo come volete. Io consiglio nella maggior parte dei team di portare Usopp perché tutti quanti allo stage 3 sono deboli al delay, non hanno immunità al delay, quindi potete tranquillamente sconfiggerli e spostarli nel tempo. Non avrete nessun tipo di fastidio nel fare una cosa del genere. E Bartolomeo è abbastanza facile, qui potete vedere come affrontarlo. Ci sarà altrimenti Timeskip Usopp. Timeskip Usopp guadagna un turno di riduzione di danno a circa 5500 di danni, anche lui è abbastanza facile da affrontare grazie ad Usopp, grazie all'aiuto del delayer. E Orlambus, che invece cambia costantemente gli orb, vi metterà prima i block, poi vi metterà i bomb, poi vi metterà tutti destrezza, tutti psy, eccetera eccetera. Se proverete a cambiare i vostri orb, lui si vendicherà mettendovi tutti quanti gli orb in block. Sconsiglio quindi l'utilizzo di un manipulator. Come potete vedere, una volta affrontato il nostro stage 3, abbiamo lo stage 4. Lo stage 4 è particolarmente difficile per chi non sa come affrontarlo. Troveremo Doflamingo, avrà circa 2.5 milioni di vita, riporterà indietro le special di un turno, al primo turno vi toglierà 20.000 di danno, inoltre vi paralizzerà tutti i personaggi per un turno, da lì in poi vi farà solo 6.000 di danno ogni turno, quindi bene o male si può reggere. Il problema principale è che lui rewinderà le special ogni due turni, quindi considerate che il primo turno vi rewinderà le special e non potrete utilizzarle o potrete utilizzare solo quelle a stage. Il secondo turno vi paralizzerà tutti quanti, quindi non riuscirete ad attaccare. Il terzo turno vi rewinderà di nuovo le special, quindi
decidete voi come proseguire. Se avete Rayleigh qui è assolutamente perfetto. Come potete vedere, affrontare Doflamingo è uno scherzo, grazie a lui. E con Luffy gli darete poi il colpo di grazia. Molto molto facile. Lo stage 5 invece non è particolarmente difficile. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è quella di non uccidere tutti quanti i mob. Se ucciderete tutti quanti i mob, Diamante si incacchierà come una bestia e da lì avrete perso praticamente. Vi metterà tutta una serie di debuff che vi renderà impossibile continuare a proseguire la vostra avventura. Potete decidere voi come procedere. Tutti i team che vi ho fatto vedere funzionano alla grande, quindi dovete soltanto decidere voi come comportarvi, qual è secondo voi il metodo più facile per sconfiggere. Lui tra l'altro ha cannato anche un perfect, ma niente, ormai non mi sorprendo più di niente. Si metterà però una fastidiosissima protezione a tutti i tipi di debuff, quindi state molto molto in campana. I mob dietro non avranno molta vita, quindi non temete nel caso in cui non riusciate ad ucciderlo subito col Gear 4, cioè non riusciate ad uccidere tutti subito col Gear 4, tranquillamente li ucciderete anche con i vostri personaggi utilizzando attacchi normali, quindi non temete, riuscirete lo stesso a passare questo fastidiosissimo Colosseo. Bene ragazzi, ora vediamo la carta di Diamante. Diamante, quindi abbiamo detto che è un personaggio int, è un personaggio driven striker, come potete vedere, ha buone statistiche, la special a 33 turni, si skilla tantissimo, quindi avrete bisogno di un botto di copie, e farà molti danni ai nemici e boosterà l'attacco di driven di 2 per un turno se hanno gli HP al massimo, altrimenti di 1.5, una special a mio avviso troppo situazionale. Ci sono personaggi molto più forti, Shiki è decisamente più utile rispetto a Diamante, quindi concentratevi su Shishiden, è molto più utile. Qui da Mapau è tutto e noi ci ribecchiamo ad un prossimo video.